De Clesis cerca lo scambio proprio con Manzali, palla che se ne va però verso il portiere del Putignano, Santana, la rimessa vicino al proprio giocatore, lo scambio di nuovo con Manzali, palla che se ne va in fallo laterale ancora una volta, c'è un time out. Andiamo a sentire adesso la panchina del Putignano con Massimo Monopoli. Continuando a commettere lo stesso errore, quando usciamo pressing stiamo troppo distanti le due linee, voglio l'uomo qua in mezzo per venire a prendere palla e il pivot sul lato della palla, dobbiamo essere molto più corti, stiamo facendo poco gioco, proviamo a giocare a due tocchi, mettiamo l'uomo tra la prima linea loro di pressing e vedete che riusciamo ad uscire meglio, dopo attacchiamo molto di più la profondità, non andiamo a fare pressing su palla scoperta, andiamo a fare pressing se c'è la loro palla inattiva, fanno laterale o rimessa del portiere, ma non andiamo su palla scoperta, altrimenti ci imbucano con le diagonali e chiudiamo bene sta benedetta diagonale, dobbiamo dare molto più azione alla palla, molta più azione. Molto chiaro, ha detto delle cose molto sagge, giustamente troppo lunga la squadra in fase di impostazione e facilita il pressing dei giocatori del Pescara, con l'uomo in mezzo e il pivot sulla linea è chiaro che ha più possibilità di passaggio, di scelta, riescono a uscire meglio, dopodiché non vuole, attenzione il Pescara che prova ad andare alla conclusione proprio con Velasquez, palla che se ne va sul fondo e dopo non vuole pressare con la palla scoperta perché altrimenti si aprono le diagonali e c'è più possibilità di passaggio. Guardate il pressing da parte del Pescara, spalla alla porta, anzi di fronte alla sua porta proprio Bruno, palla che se ne va ancora in out per la rimessa del Putignano, ma ancora il pressing per Menini con il fallo per il Putignano, anzi il fallo laterale per il Putignano che rimette adesso verso Santana, Rogerio Santana, il rilancio lunghissimo a cercare la porta, l'intervento in ritardo da passo del Massimo di Valerio Barigelli e Pescara che riparte nuovamente con questo verticale. Abbiamo ancora il perde però il tempo Menini, palla che se ne va sul fondo, ancora la rimessa per il Putignano, difficile trovare spazi, ancora Putignano cerca di giocare in velocità, spalle alla porta, provo Manzali, la palla che viene recuperata, c'è il tiro da parte di Pessé, palla che se ne va, il calcio d'angolo. Ma continuano a non fare quello che ha chiesto il loro allenatore, non c'è il possesso palla fatto bene, non ci sono uomini smarcati, possibilità di scelta nel passaggio, quasi sempre sono aggrediti e non hanno scelta, devono gettare via il pallone. Velasquez batte questo angolo, la palla però se ne va in fallo laterale, c'è stato un tocco, la palla è rimessa proprio dallo stesso Pessé per Menini, c'è ancora un errore questa volta da parte di Dudu Borgato. Eh sì, perché Velasquez voleva la palla nello spazio, lui gli ha messo la palla nei piedi, aveva ragione Velasquez, c'era un bel taglio, era sorpresa, la difesa era troppo alta, c'era la possibilità di andare verso la porta. Dudu Borgato, lui sulla palla, chiama uno schema, lo scambio con Oscar Velasquez, ancora Borgato che però dà la palla in orizzontale, non riesce a recuperare Menini, il recupero del Putignano che riparte nella propria metà campo con Santana, il rilancio lunghissimo, cerca di andare, anzi va a colpire la palla di testa Manzani, palla che se va in fallo laterale, ancora il Pescara a ripartire con Menini, scambio ancora per Schurze che intanto è rientrato in campo in orizzontale per Pessé, attenzione l'errore per Manzali, ma guardate il contropiede, riparte con Dudu Borgato e c'è la rete del vantaggio del Pescara, 3-11 dal termine del primo tempo. E qui grande errore della difesa del Putignano, si fa trovare molto alta su una ribattuta, Borgato si imbola verso la porta, poi veramente bellissimo il pallonetto, Santana esce troppo dai pali e dà possibilità a Borgato di scelta, lui con un colpo sotto lo salta nettamente, gran gol di Dudu Borgato, una grandissima azione, Beatrice Santarelli ce lo fa rivedere questo grande gol, questo grande pallonetto da parte di Dudu Borgato. Adesso vediamo che tipo di atteggiamento adotterà il Putignano. Attenzione ancora Pescara che prova ad andare al raddoppio ma c'è l'errore nell'assist da parte proprio di Menini, palla che se ne va sul fondo e questo è veramente un errore clamoroso, recupera un pallone, sono due contro uno lui e Schurz,
Piffer molto bravo a interporsi per fargli fare una scelta immediata, dopodiché fa un errore clamoroso nel passaggio Menini e sbaglia nettamente. Stavo dicendo che sono curioso di vedere l'atteggiamento adesso del Putignano, che si è praticamente solo difeso, adesso dovrà mettere il muso fuori, vediamo che tipo di attacco sa. Bellissima questa azione anche ancora in... un tiro da parte di Manzali, ma la grande parata di Barigelli che va a difendere così il risultato, questo 1-0, situazione falli 4-2 a sfavore del Pescara in questo primo tempo. Ancora vedetelo il pressing, e ovviamente il Pescara vuole provare a concretizzare il risultato, cioè a trovare il secondo gol. Non possiamo dire della tranquillità, però, che ovviamente farebbe impostare il secondo tempo in tutt'altro modo. Gioca palla ancora il Pescara con Menini, lo scambio per Schurz sulla sinistra, il passaggio centrale proprio per Menini, ancora per Pessé, prova ad andare Dudu Morgado, l'autore della rete del vantaggio, ancora per Pessé, Morgado in posizione centrale, ancora per Schurz in posizione di destra, ancora per Morgado, il cambio dall'altra parte, però ancora Pessé per Morgado, che deve ripartire dalla propria metà campo. Lo scambio di Pessé con Menini che spalla la porta, vediamo se proverà a servire il proprio portiere, invece no, trova nuovamente Dudu Morgado, il triangolo con Schurz, c'è però un fallo a favore del Pescara. Sì, Pescara che sta gestendo il pallone, adesso qui c'è fallo di Manzali sull'1-2, Morgado aveva preso il tempo all'attaccante pugliese. Stanno giocando nella gestione del pallone, dopo aver tanto spinto hanno trovato la rete, adesso non vogliono commettere l'errore di rimettere in partita il Putignano immediatamente e se possibile trovare un po' di profondità per andare al raddoppio come sostenevi tu. Dudu Morgado in orizzontale per Schurz, taglio al centro, ma ancora vedete il Pessé che chiede lo scambio, va a tirare, va a provare il diagonale, peccato, bella azione da parte del Pescara. Bella azione perché nel taglio va sulla parallela Pessé, ma ancora una volta Santana esce troppo dai pali e lascia spazio per la conclusione. Fortunato il portiere perché Pessé non trova lo spazio tra i pali. Silveira, scambio con Piffer, ancora dall'altra parte per Bruno, il tocco, il fallo laterale, lo scambio ancora per Piffer. Cerca di andarsi su due giocatori del Pescara, di ripartire da lontano proprio con Silvera e lo a portare palla di fronte a lui, c'è Dudu Morgado, ancora però il passaggio per il tentativo di tiro da parte di Silvera, lui che ancora trattiene palla, di ripartire dal proprio portiere Santana, mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo con il vantaggio 1-0 per la squadra di casa, per la formazione di Mario Patriarca. Ancora Silvera, bravo in questo caso Dudu Morgado, ostacolare il giocatore, allora Piffer, ancora per Silvera, attenzione, la grande intervento, l'occasione, il palo e poi la rete per il Putignano con Bruno che va a ribattere dopo un palo sulla conclusione. Andiamo a rivedere l'azione, il grande tiro da parte di Silvera, poi il palo e lui da solo davanti alla porta sguarnita. Bruno va a mettere dentro l'1-1 a 28 secondi dal termine del e questo era proprio tempo. Quello che non voleva il Pescara, ma qui grande azione di Piffer che va a chiedere l'1-2 a Bruno, calcia fortissimo, miracolo di Barigelli e dopo sulla ribattuta di ancora Noro va al tiro e sulla ribattuta ulteriore di Barigelli, Bruno tapin molto semplice 1-1 e adesso si ricomincia perché Pescara ha gettato al vento un'occasione dal punto di vista tattico clamorosa. Pelletier, il passaggio centrale verso Pessé, ancora per Schurz, ultima possibilità, il tiro da lunga distanza, ma arriva la sirena, termina così il primo tempo 1-1 tra Pescara e Putignano. Noi andiamo in pubblicità, poi torniamo in diretta dal Palarico Piano di Pescara. E torniamo in diretta dal Palarico Piano di Pescara per il secondo tempo tra la formazione del Pescara in maglia bianco celeste, completo maglietta rossa e pantaloncini blu invece per il Putignano. 1-1 al termine del primo tempo, il vantaggio del Pescara con Morgado, il pareggio a pochi secondi dal termine della prima parte del match con Bruno. Dunque ci aspettiamo una gara entusiasmante con il Pescara che deve cercare
provare un successo che gli manca, quella continuità richiesta dal proprio tecnico, il Putignano, che dopo il pari alla ricerca della vittoria in trasferta. Cambiato atteggiamento perlomeno in questo primo approccio del Putignano, che va a pressare per cercare di mettere in difficoltà i giocatori del Pescara. Attenzione, c'è un fallo però sul portiere del Pescara, su Valerio Barigelli, eccolo qui, vedete il rilancio da parte di Santana, c'è una mischia in, nella propria area. Beh, qui quasi sempre l'arbitro fischia a favore del portiere, ma mi sembra che non ci sia stato nessun tipo di fallo da parte dei giocatori del Putignano, che con Noro praticamente si era scansato, era davanti, non poteva commettere fallo. Barigelli è uscito e ha trovato ostacolo da parte di Noro, l'arbitro ha fischiato. Il colpo di testa parte di Bigo Bellentir, l'azione in avanti proprio per il Pescara con Oscar Velasquez. Attenzione, la giocata adesso del Putignano ad uscire dalla propria area con Bruno. Guardate che azione da parte del Putignano, ci mette il piede e caccia via la palla Gerardo Battistoni in fallo laterale con il Putignano in avanti. Qui percussione eccezionale da parte di Adelmo e Bruno, che sono arrivati quasi in zona gol, poi Battistoni è riuscito a mettere in calcio d'angolo. Ancora Putignano, il colpo di tacco da parte di Adelmo libera via la formazione del Pescara. Cerca di partire adesso il Putignano con Noro, il passaggio proprio verso Adelmo, ancora in orizzontale per Bruno, di nuovo per Noro, passaggio in verticale, ma va a riconquistare palla proprio il capitano per sé, ripostare l'azione di nuovo per Velasquez. Palla che sarà in fallo laterale, però è proprio Bico Pellettire alla rimessa in gioco, palla verso il proprio portiere per Valerio Barigelli, lui che va a cercare con palla bassa proprio Velasquez, spalla alla porta, cerca di girarsi, si ferma il giocatore, va a offrire proprio per Bico Pellettire il pallone, due giocatori su di lui, palla che verso la conclusione da parte di Battistoni, però esce bene il Putignano dalla propria zona pericolo e va a rimpostare l'azione, e anzi va a concludere con Noro, ma la grande parata di Valerio Barigelli. Sembra che il gol del pareggio ci abbia portato un altro Putignano nel secondo tempo molto più tranquillo, gioca sereno, attacca, gioca veramente un buon calcio a 5 e si rende molto pericolosissimo. Il tentativo di tiro da parte di Adelmo, ancora palla per il Putignano con Silvera, cerca di fare pressing proprio Battistoni, cerca di girarsi il giocatore del Putignano ma non riesce a controllare proprio Noro, palla che sarà in fallo laterale, però c'è un cambio di rimessa per l'errore in battuta da parte del Pescara, sarà proprio Adelmo adesso a rimettere la palla in gioco. Se uno come Pessè non può commettere un errore nella rimessa del fallo laterale. Ancora Putignano, scambio per Adelmo, si accentra, prova il tiro, la deviazione da parte di Velasquez, palla in angolo con Putignano in avanti. Ripeto, molto più sicuro il Putignano, evidentemente la rete ha dato tranquillità alla squadra pugliese. Il tiro, posizione sbilanciata da parte di Bruno, palla che se ne va in altissima sopra la traversa, le indicazioni di Mario Petrarca. È un Pescara che è un po' impacciato in questa fase, non sa bene quello che deve fare. Il rilancio di Valerio Barigelli è altissimo, palla che viene controllata proprio da Bruno. Bruno, ricordiamo, reduce della convocazione nazionale, attenzione. E qui la palla è passata troppo facilmente, è stata un'azione pericolosa su una rimessa laterale. Battistoni non è arrivato per un pelo alla deviazione. Non riesce a controllare il pallone lo stesso Bruno, palla che se ne va in fallo laterale con il Pescara, adesso con Pessè, lo scambio ancora per Battistoni, uno contro uno, vediamo se cercherà la giocata personale, no, deve ripartire da dietro con Velasquez, ancora di nuovo a Pessè, sulla linea di metà campo, di nuovo Battistoni, ancora Pessè, palla che viene fatta girare per Bico Pellentir, vedete il pressing da parte di Bruno subisce il fallo. Bico Pellettir fa ripartire subito l'azione, prova ad andare al triangolo in questo caso,
bravo Pessé a scambiare con il giocatore del Pescara, ma ancora palla al Putignano. E qui Putignano un po' ingenuo con Bruno, che commette un fallo sciocco in fase offensiva, poi la rimessa velocissima da parte del Pescara, che con l'1-2 quasi trova la situazione favorevole con Bico Pellentier. Biffere e Manzali in campo per il Putignano. È proprio Biffere a impostare il gioco, cerca di andarsene con una giocata personale Silveira, però la palla se ne va in fallo laterale toccata da Velasquez. Ancora però il Putignano con Piffer, passaggio in verticale, non trova nessun compagno e sarà Valerio Barigella a rimettere la palla in gioco. Ancora per Velasquez, si accentra il passaggio proprio per Menini, ancora però un errore, riconquista la palla molto bene Velasquez su due giocatori, ma ancora il Putignano che cerca adesso di completare con Silveira, il tiro di Silveira, la parata da parte di Santana, squadra di Barigelli. Egoista qua Silveira, c'era Manzali in posizione migliore, ha calciato dai 12 metri di punta centrale, Barigelli non ha avuto difficoltà a parare. Ancora Pescara, Pessé in verticale per Menini, con il passaggio per Battistoni, ancora Menini, Pessé cerca di alzare la propria marcatura, la squadra del Putignano, Pessé cerca di servire il suo compagno, non lo trova, palla che se ne va sul fondo, sarà proprio il portiere del Putignano a rimetterla in gioco. Sì, un Putignano che tra l'altro vediamo messo bene, guarda Manzali. Guardate che giocata da parte di Manzali, il suo tiro, palla che se ne va sull'esterno. E c'è attenzione, un giocatore, Pessé, che è rimasto a terra, un colpo alla caviglia sinistra. Ma qui Manzali aveva coperto benissimo il pallone senza commettere fallo, Pessé ha tentato l'anticipo, non l'ha trovato e Manzali ha sfiorato la rete con una puntata di sinistra. Probabilmente è rimasto bloccato con il piede su quella giocata. Sì, ma non c'era assolutamente fallo, lui ha tentato l'anticipo, Manzali ha frapposto il corpo, ha fatto passare il pallone, è stato bravissimo in questa situazione. Forse un po' egoista perché c'era un suo compagno sulla destra che aveva accompagnato l'azione, c'era superiorità numerica, ma lui ha visto la porta, un bomber di razza, tra l'altro avrebbe fatto il gol dell'ex, lui ha giocato qui a Pescara parecchio e forse poteva dare un dispiacere alla squadra abruzzese. Le uniche due vittorie del Pescara contro l'Acqua e Sapone con l'Augusta, mentre rivediamo, guardate, la aveva accompagnato e c'era una posizione grande, favorevolissima, perciò l'occasione per il Putignano, dicevamo Pescara che ha vinto le uniche due partite contro Acqua e Sapone e contro l'Augusta, quattro vittorie invece per il Putignano contro Cagliari, contro Luparense, contro Bisceglie e contro il Napoli. Ancora Pescara in avanti, attenzione per il lancio per Battistoni, è un pochino troppo lungo ma il Pescara si fa rivedere in avanti. Questa è un'occasione importante perché una volta che riesci a superare la difesa avversaria nello spazio alle spalle devi creare occasione importante. Manzali tutto solo, il passaggio per Adelmo, attenzione la deviazione, 1-1 con questa grande azione, andiamo a rivedere con Adelmo al tiro e l'intervento da parte di Valerio Barigelli, rivediamo ancora. E qui grande intervento perché è una palla difficilissima, anche se arrivava da lontano è una palla velenosa. Ancora Adelmo si accentra, prova ad andare in dribbling, ma bravo il Pescara a recuperare questo pallone con Schurz, lo offre dall'altra parte, cerca di tagliare al centro il pallone Menini a cercare l'arrivo da parte di Battistoni, però la palla viene deviata da un giocatore del Putignano. Ancora però è Manzali che prova ad andarsene da solo, ancora un intervento con Battistoni sul pallone, di nuovo per Menini, il tiro da parte di Dudu Morgado, però il Pescara è ancora lì, ma che occasionissima per la squadra di casa, ancora Dudu Morgado si accentra, il tiro, la parata da parte del portiere del Putignano di Santana. Qui Menini aveva fatto una grandissima cosa, Dudu Morgado troppo egoista, c'era una situazione possibile in mezzo per due compagni, ha cercato la via della rete diretta e non e ha trovato Santana sulla sua strada, ma tutta la giocata di Menini è stata vanificata dal tiro di Dudu Morgado. La rimessa da parte di Gerardo Battistoni per il Pescara, Pescara che rimbastisce l'azione con un'occasionissima proprio pochissimi secondi fa, ancora Pescara in avanti, il tocco da parte di Piffera in fallo laterale. Partita molto più di bravo Menini, qua è andato a cercare l'1-2, invece lui ha cercato la porta direttamente.
qui invece tiro debole da parte di Morgado. Ancora una, un fallo laterale con ribattuta in calcio d'angolo per il Pescara. Bravo Dudu Morgado, è proprio lui a battere questo calcio d'angolo, poi il tiro da parte di Patissoni, ma guardate, Manzali cerca di andarsene da solo, ancora una palla persa con il Pescara che riparte nuovamente con Menini, si accentra Menini, allarga il gioco verso Dudu Morgado, il passaggio per Schurz, ancora il, attenzione, il diagonale veramente per un soffio. Morgado qui cerca Menini sul secondo palo, Adelmo aveva sbagliato tutto in fase difensiva, si era lasciato scorrere il giocatore alle spalle, non ha trovato la porta per fortuna del Putignano. Ancora guardate con Manzali, cerca di ritrovare l'azione il Putignano, adesso il fallo laterale, la rimessa verso Silvera, scambio di nuovo con Piffer, ancora Silvera, dietro il pallone nuovamente per Manzali, scambio stretto però Manzali offre questo pallone al centro, non c'è nessuno, ancora per Schurz, di nuovo per Dudu Morgado, il cambio dall'altra parte, Schurz ultimo uomo del Pescara, passaggio ancora per Morgado, scambio con Menini, ancora fallo proprio su Menini. Entrato in campo anche Repetto intanto per il Pescara, eccolo qui che va a ricevere il pallone, lo scambio ancora con Morgado, Menini, i falli sono 3 per il Putignano, 0, attenzione, proprio l'occasionissima per Repetto. Bellissima questa giocata di Repetto che si è defilato alle spalle della difesa, ha tentato con l'esterno destro di correggere il passaggio di Dudu Morgado in scivolata, non è riuscito ma aveva sorpreso Santana. Dicevamo, attenzione alla situazione falli, 3-0 per il Putignano. Putignano ancora in avanti con Bruno, il passaggio proprio per Manzali, palla che se va in fallo laterale, la rimessa per il Putignano di Massimo Monopoli. E Manzali spesso e volentieri tenta quando è l'uno contro due di andare via in contropiede, sa che la difesa è coperta perché i tre compagni rimangono dietro, fa bene perché se dovesse passare anche solo una volta si troverebbe da solo davanti al portiere e lui è uno che difficilmente sbaglia. Avete visto l'anticipo da parte precedentemente di Morgado, cerca la grande giocata il Putignano ma sbaglia il Pescara, per l'occasionissima, due uomini che stavano andando verso la porta, il passaggio da parte di Dudu Morgado, ancora una volta un po' troppo egoista, lo andiamo a rivedere, guardate, attenzione l'occasione, mentre stavamo vedendo il replay proprio per il Putignano che va al tiro con Manzali, palla che se ne va sul fondo. Sì, qui è stato grande Manzali, non ha trovato la porta ma era stata una grande occasione. 12:40 al termine di questo secondo tempo, stretto lo scambio tra Dudu Morgado, ancora in orizzontale Morgado, posizione centrale, Schurz invece posizione centrale, la palla viene offerta proprio a Menini, prova ad accentrarsi, ancora Dudu Morgado, posizione centrale, vicino a lui Menini, serve però Schurz sulla sinistra, ancora guardate l'occasione da parte di Morgado ma parte in contropiede Bruno, attenzione, il tiro alla rete, il suo diagonale, il vantaggio del Putignano. Ma questo è un classico, una squadra che si difende bassa sta aspettando il momento opportuno per prendere il campo, per andare in contropiede e come spesso succede al primo errore, palla rimpallata, Bruno ha trovato spazio davanti a sé, è stato bravissimo nel fulminare Barigelli con la punta del piede destro, ha trovato il palo opposto, grande, grande giocata, ma soprattutto questa è la tattica che stava adottando il Putignano e sta pagando in questo momento. E Bruno trova la sua doppietta in questo match tra Pescara e Putignano in questo secondo tempo, a 12 minuti dal termine del match. Adesso, come ci aspettavamo la reazione del Putignano, vediamo adesso come saprà reagire la formazione di Mario Patriarca. Eccolo qui con Menini, c'è la parata però da parte di Rogerio Santana che fa ripartire il Putignano, cerca di alzare il pressing il Pescara che adesso riparte nuovamente con Menini, uno contro uno, il passaggio filtrante per il Pescara,
da parte di Velasquez, però la palla se ne va sul fondo con il Putignano che riparte. Guarda, la situazione falli potrebbe essere molto importante in questa gara, perché adesso Pescara attaccherà tantissimo e se costringerà i giocatori del Putignano a fare fallo potrebbe arrivare ai liberi, e ai liberi sarebbe sicuramente un altro tipo di partita. Dudu Morgado ancora per Velasquez. Velasquez, Morgado cerca di trovare spazio, la formazione del Pescara in avanti, però guardate, fa buona guardia il Putignano ancora con Dudu Morgado, il passaggio in filtrante, ma la palla che se va in fallo laterale col Pescara, però che rimane lì. E questo Bruno non solo in fase offensiva ma anche in fase difensiva è molto attento, molto bravo, giocatore molto interessante. Entra intanto Bigo Pelletiere, Morgado se ne va tutto solo, bravo Bruno a mandare la palla in fallo laterale, a conquistare anche un fallo laterale. De Clesis per Bruno, l'autore di una doppietta. Perso un po' le distanze la difesa del Pescara, vedi com'è molto più ampia adesso, è rischiosissimo perché Putignano può gestire meglio il pallone negli spazi. Il rilancio di Rogerio Santana, ex Augusta e Belluno, se ne va sul fondo con il Pescara, adesso con Pessé, il capocannoniere della squadra, con 6 reti, il capitano della squadra di casa. Pessé, il suo tiro, però è sbagliato, palla che se ne va sul fondo. Sì, male la manovra offensiva, hanno troppa fretta, non gestiscono bene le situazioni offensive, al primo tentativo vanno subito al tiro e non sempre quello migliore. Ancora Putignano con Noro, ovviamente adesso deve rischiare qualcosa il Pescara, anche se rischiare vorrebbe dire squarnire la propria difesa e rischiare il terzo gol. Questa è una situazione che dall'inizio è così, perché Putignano sta cercando dall'inizio di giocare basso per aspettare una situazione favorevole alle spalle della difesa abruzzese. Ancora Pescara con Pessé, ripeto per Velasquez in diagonale per Pico Pelletier, spalla alla porta, cerca di andarsene, lo fa bene, attenzione, cade in terra ma non c'è fallo, riparte il Putignano, la palla è troppo lunga, offerta da Santana verso Adelmo. E qui Santana ha sbagliato un passaggio semplicissimo, sarebbe stata una grande opportunità per il Putignano perché il Pescara era rimasto molto alto e Adelmo le aveva sorpresi in contropiede. Pessé, il capitano, in orizzontale per Repetto, ancora Repetto sul pallone, si è allargato sulla, anzi adesso si sta accentrando Velasquez, ancora Repetto, adesso per Pessé, il pallonetto, attenzione con l'occasione per il Pescara, ancora palla per Pessé, non sono troppo lucidi in avanti i giocatori del Pescara, lo scambio con Pico Pelletier. Pessé cerca di andarsene, c'è il fallo fischiato dal primo arbitro, si va a prendere anche il cartellino Luigi De Clesis. E qui è stato costretto al fallo perché il taglio di Pessé era stato ottimo, preso proprio bene dal passaggio di Bigo Pelletier, è stato costretto al fallo De Clesis, anzi è stato fortunato perché al limite dell'area poteva essere un calcio di rigore ma una punizione pericolosissima e soprattutto è il quarto fallo a 9:44 dal termine. Ed è una situazione...